Altre azioni sono Rachel Azzurro e sono i Harry Stickman Completing the Mission. So che non l'ho mai fatto, ma lo farò. Cioè, farò questo qua, come vedete che ho fatto la tecnica che già l'ho fatto. Quindi, visto che ho fatto tutti i fail, ve lo giuro, ho fatto stellina d'oro, cioè tutti i fail apposta, così da giocare. Qui si schippa. Guardate, ho fatto tutto. Tutto oro. Tutto oro. Comunque. Adesso vi mostrerò quello che si deve fare per finirlo questo livello. Chiamiamolo così. Fate sempre le scelte che faccio io. Ma quello è un mio rivale. Disgraziato, ora lo coglio di sorpresa. Guarda. No, sei andato. Qui ci sarà un omino di Among Us. Questa è una scelta giusta. Se userete la life mod di a foglia, faccio pure vedere, aspettate. Sì, adesso che finisce i crediti, è bello, wow, yay. C'è un cazzo, c'è niente, perché sono diventato ricco. Se ricchezza, vai Harry. Io gli omini di Among Us non li ho presi tutti, perché guardate, ho fatto solo uno, ho fatto questo e basta. Dobbiamo andare un attimo qui di nuovo, usare la leaf mode. Qui ci dovrebbe essere un altro omino di Among Us. Sì, è un pochino malvagia sta foglia. Ho fatto apposta, non vi preoccupate. Tanto poi già li ho fatti, figli. Li faccio apposta perché... Dai, raga, facciamocene un altro. Aspettate, ho sbagliato. Questo e questo. Olli. 3, 2, 1... Aspetta. 3, 2, 1... No, cazzo, era un video di immagine. Sì, ma a me preferisco fare le scelte. Allora, andiamo a fare prima tutte le scelte sbagliate. Le faccio apposta le scelte sbagliate. Ok, altra scelta sbagliata. Vi dico che quella là giusta è quella e questa qua, qui. Fatto. No, ma lì c'è il cecchino. Disgraziato. Guardate, se non mi credete, la scelta giusta è questa qua, però non la uso adesso. Ma che cazzo è? Sembra un videogioco di cui non mi ricordo il nome. Perché io i nomi dei videogiochi non me li ricordo mai, a parte quelli che conosco. Vai, danzate con il mouse. Ecco, avevo detto, era con il jetpack qui.
Anzi, se non mi. Se credete che l'ho sparata a caso. Allora, adesso io dico qual è quella giusta, però faccio quella sbagliata. Devo fare per forza quelle sbagliate. Io sono riuscite. Io dico che la scelta giusta è questa, il barile, però noi usiamo quelle sbagliate. Perché devo fare il finale con le scelte sbagliate. Io entro nella portoncina. Non ci passo. No, ho finito i blocchi! Cazzo. No, come su Minecraft, io dietro. Vediamo la swap. Ok, adesso mettiamo questa. Questa cosa della swap è un riferimento a Donkey Kong, se non mi sbaglio. Poi i blocchi sono di Minecraft. Questo qua è un riferimento a due giochi. Uno di Cosmo si chiama Mario Luigi Super Star Saga, credo. E quella di Super Mario 64 perché c'era scritta Saluti Bowser. Sì, Saluti Bowser. Salong Harry. Sentite, ci sono pure le cose. Questa è l'unica scelta che dura di più. No, 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 no. Pip, pip. Siamo morti. Ecco, vedete? Ho detto che era il barile. Cazzo, devo fare prima scadere il tempo, vero? Meno male. Mi sono messo paura, sapete? Stavo mettendo sulla quella giusta, ovvero il cannone. Mamma mia. Stavo pure per fare la giusta. Spiegami. La mano. Vaffanculo. Vaffanculo. Guarda che c'ho pure la faccina felice, sto stronzo. Cannone. Vai, è giusto. Anniba. No, questa qua l'amo. L'amo. La adoro questa. Che lo facciamo adesso? Ma c'è Mario e Luigi. Ma c'è Mario e Luigi. Un attimo ragazzi, torno subito. Scusate, ho chiuso la porta. Comunque sbrighiamoci. Aspettiamo questo, il downgrade che tanto ci ucciderà. Che succede? Sei serio? Ma no, dai. No, no, non ci stanno bastonando. Non ci bastonate con dei fucili, ma non potevate sparare, no? Cioè. Fusione, che è quella sbagliata. Riferimento Dragon Ball, però potrebbe essere addirittura un riferimento a, come si chiama? A Cosmo, non mi ricordo il nome. Come si chiamava? Ah, ecco, si chiamava Steven Universe, è un riferimento alla fusione. Perché quando viene uccisa. Sì, ok, i combattimenti sono di Dragon Ball, ma quando viene sconfitto, su, ecco, appunto, muoiono così. Ok, mettiamo la giusta. Thank you.
Situation is urgent. Stay the fuck. Ellie. Alright guys, listen up. I got a plan. Henry and I will overload the engine room, causing an explosion. Charles. Okay, guys, pull la cosa. Apriremo la ventola. Ok, abbiamo solamente 20 secondi prima che tutto esploda e quindi ci dobbiamo buttare addosso con Charles. Ok. Molto... Dai, ma sei proprio coglione allora, Charles. Ah, sei proprio imbecille, ma proprio imbecillito. Vabbè, usiamo il piano di Charles che sicuramente corriamo. Sì, cioè tu non ce l'hai proprio il piano fantastico. Ovvero, sì. Harry capisce solamente se sono io al comando. Ma lo sapevo che il suo piano faceva schifo. Ma schifo. Sei scemo, Charles. Ok. Per due secondi la voce di Harry's Great, che assomiglia tanto alla voce di un altro personaggio di Harry Stickman. Nel frattempo noi tiriamo le sberle. Yeah. Oh yes. Yeah, abbiamo vinto. Dove abbiamo spedito? The wall. That was a lot of fun. You know, feel free to call us if you got any more jobs to do together. Right, Henry? Abbiamo vinto! Faccio pure uno scritto in ricordo per ricordare questa cosa bellissima. E abbiamo fatto pure qui medaglia d'oro! Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Domani faremo sempre GSPI. E PD e GSPI e IRO. Ciao.